Vangelo 27 aprile, martedì. Ciao, bentrovati al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, che ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione di tuo Figlio, concedi a noi di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto, e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me, ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre, e io e il Padre siamo una cosa sola». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Anche la nostra vita, pur essendo credenti, la nostra vita di fede è segnata dall'incertezza. Soprattutto nei momenti difficili, nei momenti di crisi, questa domanda posta dagli avversari di Gesù diventa anche purtroppo una domanda nostra. Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente, manifestalo apertamente. E Gesù dice: «Ma io ve l'ho detto, siete voi che non credete. I segni li ho compiuti, siete voi che non li avete visti». Allora questo ci spinge a metterci un po' in discussione e anche a cercare di riscoprire i segni di Dio nella nostra vita, i segni di Dio che arrivano a noi anche attraverso la Sacra Scrittura, il Vangelo, e anche con questa grande fiducia, perché è bellissima questa promessa, no? Che chi si fida, chi si affida al Signore, nessuno lo strapperà dalle mie mani, perché il Padre è al di sopra di tutti. Anche questo a volte può spingerci ha un fraintendimento pensare che il male sia più forte di Dio, che la tentazione sia più forte dello spirito di santità. No, il Padre è al di sopra di tutti. Se noi ci affidiamo alla forza dello spirito, nessuno potrà strapparci dalle mani del Padre. Ti auguro di cuore una buona giornata. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Abbi cura di te, ciao. E grazie, 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 perché anche questa giornata hai dedicato un po' di tempo per ascoltare il Vangelo.